vogliono mettere le mani sui nostri territori, anzi non pare, ne siamo certi. Questa assemblea l'avremmo convocata comunque, perché a distanza di tanti anni pare sia prevista. Questa assemblea l'avremmo convocata comunque, perché a distanza di anni si tomba la discarica di Chiaiano. Una discarica che attraverso le battaglie di tutti noi, le battaglie prodotte sul territorio, è stata chiusa prima nei tempi previsti dal governo e dal commissariato straordinario all'emergenza rifiuti. Ma questa ferita aperta della discarica sul nostro territorio ha cambiato le nostre vite, le vite dei cittadini che abitano tra Chiaiano, Marano e Mugnano, ma non solo, perché la discarica di Chiaiano e la discarica di Napoli. Dal 2008, anche se poi ci riuscirono con l'esercito, con le leggi speciali, questo territorio è stato in continua mobilitazione. Ci sono stati compagni di viaggio, come Don Vincenzo, Valerio e Specchino, che adesso non ci sono più, ma il loro contributo è stato un contributo fondamentale per questa comunità. Il contributo di tutti noi è stato un contributo importante. Ma adesso posso anche finirla con questo elogio a noi stessi. Perché purtroppo oggi non dobbiamo solo parlare delle promesse mancate dei vari governi che hanno governato questo paese. Io ricordo benissimo le parole di Berlusconi, che ci mandava l'esercito e faceva le leggi speciali e poi ci prometteva che alla chiusura di questa discarica ci sarebbe stato un laghetto che il Paparel, il campo da golf e la riqualificazione del parco delle colline. E quindi, prima di tutto, noi adesso dobbiamo pretendere dal governo attuale i soldi per riqualificare quell'area che è stata inquinata, i soldi per riqualificare le altre cave che sono sempre a rischio di sversamenti abusivi o legali, che poi sono sempre abusivi, anche quelli legali, perché inquinano e fanno male. Quindi questo deve essere una delle priorità che noi adesso in questa partecipata assemblea ci diamo, quella di andare a bussare alle porte di questo governo, che ci tiene sempre a spendere i soldi al nord e che lascia questa città sempre senza risorse. Noi adesso le risorse le vogliamo perché ci servono, perché noi il parco delle colline lo riqualifichiamo dal basso. Noi adesso torniamo a organizzarci in comitati, perché anche la tombatura deve avvenire, come abbiamo sempre detto, sotto il controllo popolare, perché non consentiremo altre speculazioni. Qui c'è Antonio Musella che con Peppe Manzo nel loro libro scrissero: i signori della Monnezza stanno solo alla finestra e torneranno. I signori della Monnezza stanno tornando attraverso il nuovo governo regionale, il governo De Luca, che nel piano Ecoballe prevede la costruzione di un nuovo sito due volte più grande di Cava del Poligono, un sito dove devono essere smaltiti rifiuti di cui non abbiamo capito, che roba è, perché non è spiegato nel piano che roba è, e siamo sicuri che sarà roba nociva. E qua invece di guardare alla riqualificazione e alle bonifiche in un'area dove purtroppo sappiamo tristemente si muore di tumore più che altrove, come si muore qua di tumore a Pianura, non si muore da nessuna parte, e beh, invece di ampliare le strutture sanitarie e di risolvere questo problema, pensano di utilizzare il piano della Giunta De Luca, pensa di utilizzare il piano fatto da commissario Vardè, che prevedeva l'apertura di un nuovo sito, di una nuova discarica, sempre nell'area nord di Napoli. Perché guardate che o è a Chiaiano, o è a Marano, o è a Quarto, ma se o è a Giugliano, quali anni? Questi sono i posti dove loro vengono a sversare, perché di questi posti non interessa a nessuno se non a noi cittadini e a qualche politicante di turno che fa la campagna elettorale eludendo questo dramma che noi quotidianamente viviamo da queste parti.
nei dibattiti politici dovrebbe essere, la questione dei rifiuti dovrebbe stare all'ordine del giorno e dovrebbe essere una priorità. Ma ci pare che questa sia una roba per pochi. C'è chi fa le battaglie, ci siamo noi, e quindi dobbiamo assolutamente ricostruire quel tessuto sociale capace di mobilitarsi, capace di produrre mobilitazioni, capace di resistere, capace di attaccare, capace di autodeterminarsi e di garantire un futuro a questi territori. Noi adesso siamo qui, confrontiamoci in assemblea, confrontiamoci con chi è venuto, capiamo che ruolo, capiremo che ruolo vogliono avere anche le amministrazioni. Marano non ce l'ha in questo momento, ma c'è, sono rappresentanti del comune di Mugnano. Bisogna interloquire anche rispetto al piano di tombatura col comune di Napoli, che però più volte aveva già espresso posizione contro l'apertura di nuovi siti, ma che mi pare non si sia ancora espresso rispetto all'ultimo piano regionale. Ma torniamo a fare invece e soprattutto quello che sappiamo fare. Diamoci ancora appuntamento. Torniamo sui territori con i manifesti, i volantini, i tazzebao. Istituiamo assemblee periodiche che però vedano questa partecipazione. Deve essere in tanti. E cominciamo a costruire quel peso, quella forza che tante volte ci ha consentito di difenderci. Questa è l'unica strada possibile. A De Luca, l'unica cosa che possiamo dire è che non la faranno la discarica, né qui né altrove. Al governo invece vi diciamo che i soldi che erano previsti dal commissariato straordinario all'emergenza rifiuti per la terza fase, perché secondo quei piani di merda che loro hanno applicato la discarica si apre, poi si chiude e poi si riqualifica, beh, i soldi per la riqualificazione non ci stanno, ve li veniamo a togliere dalle tasche a Roma. Grazie.